Dunque, Giuseppe, siamo contenti comunque di averti, sia pure nella forma del collegamento. Entriamo subito in medias res, non senza non averti ringraziato per quello che tu hai fatto per la piazza nei 4 anni precedenti. Lo ricordo, sei venuto 3 volte da Premier e la quarta volta da leader dei 5 Stelle, la prima uscita l'hai fatta a Ceglie, quindi credo a nome dei ceglesi di doverti ringraziare e ti vivo come una specie di presidente onorario della piazza Sono onorato. e mi duole molto di non averti qui, anche perché come sappiamo tu ed io, noi ci vogliamo bene. Ma Assolutamente, lasciamo da assolutamente. parte. Poi se mi permetti, direttore, io ho tantissimi amici, ovviamente. Abbiamo degli ottimi candidati, abbiamo un avvocato. Io stimo molto Roberto Fusco di Brindisi, abbiamo un dirigente scolastico bravissimo sulla scuola, veramente sa tutto, è sempre in prima linea come Salvatore Giuliano, poi c'è un amico come il sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta e tanti altri, non li nomino tutti, veramente un caro saluto a tutti. Allora Giuseppe, la piazza è strapiena e io intanto ti voglio chiedere, tutto bene? Oramai ti sei insediato alla guida di questo benedetto movimento, hai sofferto tanto avvicendamenti da Casaleggio a Grillo a Di Maio, scissioni, ora va tutto bene, forse è per questo che hai avuto sto mal di schiena? No, è stato un percorso ovviamente impegnativo, impegnativo. Il concetto di sofferenza però lo utilizzerei per altre vicende esistenziali, soprattutto lo utilizzerei per quello, ad esempio, che stanno soffrendo gli italiani, le famiglie, le imprese, per la difficoltà di chi non arriva, non solo non arriva a fine mese, ma addirittura non arriva a metà mese. Per quanto riguarda invece il mio percorso, più che di sofferenza è stato un percorso significativo, ne ero consapevole, ne eravamo consapevoli con tutte le amiche e gli amici del Movimento 5 Stelle, perché si trattava di rinnovare un percorso, di rilanciare anche un entusiasmo, di affrontare alcuni nodi che si erano un poco trascinati nel tempo. Però direi, quando c'è la forza nostra è questa, è la forza dei principi, dei valori. Cioè, abbiamo scritto la carta dei principi, dei valori, quindi il nostro faro, la nostra stella polare, il nostro orizzonte ideale è stato sempre chiaro. Quindi alla fine, quando hai questa chiarezza di visione, quando avverti forte questa forza dei principi, poi il percorso lo affronti, le difficoltà lo affronti. Adesso siamo assolutamente in una situazione molto, ovviamente, una situazione ottimale, perché avendo superato tutti i problemi, anche chi non era convinto di questo percorso, chi l'ha rinnegato, chi l'ha durato, chi l'ha cancellato e è andato via, questo è stato un grande elemento di chiarezza. Adesso ho veramente una squadra anche di candidati, ma direi tutta la comunità, chi adesso è presente, e vorrei dire che si sono aggiunti tantissimi nuovi iscritti e noi abbiamo avuto un boom di iscrizioni ultimamente. Questo significa quindi che c'è un rinnovato entusiasmo. E c'è la consapevolezza che il Movimento 5 Stelle, nell'ambito del panorama italiano, del sistema italiano politico, è un movimento che deve dare, può dare e darà un contributo fortissimo. Fortissimo, guardate, lo dico in una formula, fortissimo per far sì che ci siano diritti per tutti. E guardate, quando parliamo di diritti, tutti i diritti, libertà politiche, libertà individuali. Questi diritti devono essere per tutti, ma proprio per tutti, perché altrimenti non sono diritti, ma sono privilegi. Ecco, noi combatteremo sempre per questo. Bene, Giuseppe. Allora, io vorrei intanto dirti, ti sei pentito di aver mandato a casa Draghi? Direttore, so che questa domanda è provocatoria. Tu sai meglio di me
che alla fine Draghi è voluto andare lui a casa. Però detto questo, io lo chiarisco, mi assumo la responsabilità, il Movimento 5 Stelle si assume la responsabilità di avere incalzato da 6 mesi, 7 mesi questo governo uscente su quello che era davanti a noi, ma non perché siamo degli indovini, ma era visibile perché lo era agli analisti economici e agli economisti internazionali e stranieri con cui ho parlato più volte. Questa crisi, questa spirale recessiva era già visibile in tutta la sua profondità, severità e gravità a marzo. Io a marzo sono stato a Palazzo Chigi, ho avuto un duro scontro con Draghi. Un duro scontro, forse lo ricorderete, se chi ci ascolta riannoda la memoria, forse ricorderà che andai a Chigi per contestare che si potessero destinare risorse finanziarie importanti al riarmo. Era un periodo in cui ci sembrava, come dire, esplodere una follia nell'ambito del mondo occidentale, del fronte occidentale, dell'Alleanza Euroatlantica. La Germania aveva stanziato 100 miliardi per una corsa al riarmo, gli Stati Uniti 800 miliardi di dollari. Io ovviamente a quel punto lì sembrava che la guerra si potesse fermare solo con grandissimi investimenti militari, cosa assolutamente folle, assolutamente non praticabile. Quindi io dissi a Draghi che eravamo già in una situazione in cui la inflazione galoppava, scarsità di materie prime, e i soldi ci servivano assolutamente per prevenire una spirale recessiva. Fui tacciato, ricorderete che Draghi dopo il mio incontro andò al Quirinale, i giorni dopo scrissero che io stavo provocando una crisi di governo, ma non era, voglio dire, nel mio interesse, non era per piantare una bandierina, era già evidente, già allora chiedevamo extra profitti, già allora chiedevamo di azzerare l'IVA sui generi alimentari, e ho sempre detto, e l'ho sostenuto anche quando sono stato al governo, l'ho detto a tutti i leader europei, guardate che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nasce da lì, dal fatto che convinsi tutti i leader europei che se non fossimo intervenuti tempestivamente con una risposta unitaria, europea, forte e immediata, dopo i costi degli interventi si sarebbero raddoppiati, triplicati, quintuplicati. Purtroppo è quello che sta succedendo adesso. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.